Ecco Alessandrelli con il numero 12 che va a prendere il posto di Zoppo. Anno 1979. È l'ultima partita di campionato. La Juventus sta vincendo sull'Avellino per 2-0. Io sono ricordato dopo 25 anni, che non ci si ricorda neanche di giocatori due anni fa, per questo evento, perché questo nome Alessandrelli, associato a quella, alla partita con l'Avellino, probabilmente ha commosso le persone, perché per ricordare, no, tutti hanno detto, ma guarda sto ragazzo che è stato tanti anni in panchina. Mancano 25 minuti alla fine della partita, quando per Giancarlo Alessandrelli si realizza il sogno della sua vita, giocare una partita di campionato con la maglia della Juventus. Un sogno cominciato molti anni prima su un campetto sterrato di periferia. Io giocavo a Roma nello Ostiense. L'Ostiense di Roma, era il presidente dell'Ostiense a Roma, Ponte Marconi sarebbe la zona di Roma dove c'era l'Ostiense, era Gaetano Anzalone che l'anno successivo diventò presidente della Roma vera. Ma Alessandrelli non segue il suo primo presidente. Da Torino arriva una chiamata a cui non è possibile dire di no. Un provino per la Juventus. L'emozione del primo viaggio in treno, l'emozione del vagone elettrico, tutte cose che io avevo solo neanche sognato, perché non le avevo mai viste prima, quindi non si potevano sognare. L'albergo, ristoranti pagati, che per me era una cosa dove potevi mangiare tutto quello che volevi. Io chiedevo, ma posso mangiarlo? Mi diceva, sì, paga la Juve. In quegli anni l'allenatore dei bianconeri è Heriberto Herrera. E lui a intravedere nel giovane Alessandrelli le qualità necessarie per diventare un giocatore della Juventus. E quindi andai a Torino a 15 anni con la mia prima valigia di cartone presa alla UPIM, perché Gaetano Anzalone diede a me e alla mia famiglia 300.000 lire per affrontare queste spese, perché per me allora erano spese. Per uno come me che arrivava da Trastevere, con tutti i nostri modi romani di comportarsi, di parlare e di dire, ho avuto un anno molto difficile, però quell'anno dove mi hanno trattato da cani, li ringrazierò sempre, perché proprio quel modo di trattarmi mi ha consentito poi di imparare a vivere, di parlare. Negli anni Alessandrelli diventa un punto fermo delle squadre giovanili, poi va a farsi le ossa in provincia. E finalmente, nel 75, torna a Torino con la convinzione di giocarsi la sua grande occasione. A sbarrargli la strada per la prima squadra, trova davanti a sé proprio Dino Zoff. Boniperti mi diceva, guarda, magari ora lui ha 10 anni più di te, tu hai, non mi ricordo se avevo 24 anni, 25, lui ne ha già 34, 35, un anno, due, fai la panchina e poi tocca a te. Ma le stagioni passano. E Alessandrelli non assapora mai la gioia del campo, solo panchina, tanta panchina. Prendere il posto a Zoffo non è tanto semplice. 10 anni più di me, ma mi mangiava vivo 2 volte, cioè, vedevi che aveva una passione e quindi piano piano dentro di te cedi. No? Dino è un grande professionista, in allenamento c'è sempre, in partita c'è sempre, non ha mai mollato. Mai una volta, anche se c'aveva un po' di febbre, lui andava in campo, io invece se ho dei decimi di febbre devo stare a casa coperto. In 4 campionati, Zoff non concede ad Alessandrelli neppure un minuto. Gli lascia solo qualche spicciolo di Coppa Italia. E Alessandrelli si ritaglia un ruolo tutto suo. In panchina. Mi chiamavano appunto radiolina, perché ero quello che in un angolino con la mia radiolina vedevo la partita in campo e sentivo quello che succedeva negli altri campi. Solare, gioioso, sempre allegro, c'era sempre da romano, aveva sempre questa battuta pronta, quindi teneva sempre lo spogliatoio allegro anche nelle circostanze anche peggiori. Dalla panchina Alessandrelli osserva la Juventus che vince 2 scudetti. Lui, eterno 12esimo, non è mai lì a giocarsela sul campo. Zoff appare come una montagna insormontabile. Non ho mai percepito il momento di, come dire, di caduta di questo grande portiere. Mai, mai, assolutamente mai. Tant'è vero che poi decisi di andare via io, perché alla fine mi aveva moralmente ucciso. Boniperti accontenta Alessandrelli.
Dopo 4 anni di panchina, a fine stagione lascerà la Juventus. La partita contro l'Avellino, l'ultima del campionato 78-79, sarà anche la sua ultima con la maglia bianconera. È una partita di fine stagione, quindi una partita senza, come dire, nessun mordente, nessun niente. Una partita per chiudere il campionato e andare via. Ed eccoci al 13 maggio 1979. È una tranquilla domenica di fine stagione. L'Inter ha già vinto lo scudetto e Alessandrelli siede in panchina con l'inseparabile Radiolina. Per i bianconeri è il solito copione già scritto. All'inizio del secondo tempo sono in vantaggio di 2 gol. A un certo punto dissero a Trapattoni: ma Giovanni, ma sto ragazzo, ma facciamolo giocare. È una vita che è qui nella Juventus, va via e non ha mai giocato un minuto in Serie A. Era il premio ad un giocatore che si era sacrificato per 4 anni con grande professionalità. Quando chiamarono Zoff, no? Dice: Dino, facciamo il cambio. Lui a un certo punto ha detto sì, che è una cosa... Vabbè, stiamo vincendo 2-0, va benissimo, ma non perché c'era poca fiducia che andarci fuori io, chissà cosa succedeva. Ma... ho visto Zoff che mi veniva incontro, che usciva, dice: non è possibile, Zoff che mi lascia. E poi sono entrato, sono andato verso questa porta, acclamato, era tutto bellissimo fino a lì. L'ingresso di Alessandrelli sembra portare fortuna alla Juventus, che segna addirittura un 3° gol. La prima e ultima partita con la maglia bianconera non poteva cominciare sotto migliori auspici. L'atmosfera fra i bianconeri si fa sempre più rilassata. Troppo rilassata. Un attimo di disattenzione della difesa. Alessandrelli non riesce a difendere la sua rete. Madonna, ragazzi, ti dispiace, perché anche se hai preso un gol, anche, insomma, dispiace sempre prendere un gol per un portiere, è una sconfitta, se vuoi, no? Cioè, tu non hai saputo difendere la tua porta, quindi io ho preso il primo gol, ho detto: ma accidenti, insomma, e incominciai a urlare un po' a Cabrini, un po' a Gentile, a Claudio: copritemi, ragazzi, copritemi. L'Avellino in effetti prende coraggio e si getta in attacco. Ormai pensavano di aver vinto la partita. Però noi eravamo determinati, ecco, abbiamo giocato col cuore, con la disperazione, diciamo. Passano pochi minuti. Un'altra dormita della difesa bianconera e Alessandrelli incassa ancora un gol. Il portiere in bianconero comincia a sentirsi davvero solo. Ho toccato la palla, ma l'ho toccata piano, quindi mi è rimasta qualche metro e non è andata via, e l'altro è arrivato e l'ha messa dentro. Lì per lì ero arrabbiato, perché siete degli stronzi, mi avete fatto fare una figura. Non è possibile. E a una manciata di minuti dalla fine, la solitudine si trasforma in deserto. Ero solo io, è uscito, io ho fatto il pallonetto e ho fatto buono. 3 gol subiti in appena 20 minuti. Il pensiero più grande era mio padre. Io ero lì che gli stavo dando un dolore. Ecco, non pensavo al mio dolore, anche se era enorme in quel momento. Ogni gol che prendevo era una pugnalata nel cuore, non tanto per me stesso, ma per mio padre. Il tripudio dei tifosi dell'Avellino è l'ultima beffa di un giorno terribile per Alessandrelli. Negli spogliatoi tutti si sono sentiti in dovere di venirsi a scusare con me, o comunque di abbracciarmi, o comunque di accarezzarmi, ma non è che questo risolvesse il problema o alleviasse la sofferenza, perché io ero veramente fuori di testa in quel momento. Cioè, nello spogliatoio ero ferito a morte. Giancarlo Alessandrelli ha perso sicuramente una grande occasione. In seguito però, forse memore di quella lezione, ha saputo coglierne molte altre. Oggi infatti è un tranquillo e distinto signore che ha successo nelle sue attività di imprenditore e ama circondarsi di personaggi ricchi e famosi come il suo amico Flavio Briatore. Mi rendo conto che quello che è stato così negativo allora è stato poi così positivo nella mia vita, perché mi ha reso simpatico agli occhi della gente, perché insomma, come dire, un fatto negativo ti dà più affetto da parte di tutti quanti, no?